presentazione della nuova SL a St. Moritz. Non c'è posto migliore a luglio per presentare una macchina di questo genere, uno dei posti simbolo, diciamo, della montagna, delle Alpi. Oltretutto in una giornata fresca, in questa estate terribile e caldissima in Italia. Posto migliore per provare questa macchina con le strade di montagna e per apprezzare tutte le dotazioni tecniche che questa macchina ha portato. L'SL nasce 70 anni fa dalla costola di una macchina da corsa che nel 1952 vinse in tutte le competizioni in cui fu schierata. Nel 1954 divenne l'Ali di Gabbiano, che tutti quanti ricordano, una delle auto storiche più desiderate e di maggior valore al mondo. Da allora, in 70 anni, SL ha rappresentato, diciamo, la Roadster, la macchina di maggior successo tra le scoperte di Mercedes e non solo. Ed oggi questa macchina si rinnova completamente, tornando un po' all'origine, quindi diventa ancora più sportiva. Ma perché è più sportiva? In realtà la macchina è, dal punto di vista estetico, più compatta. Il motore è stato spostato ancora di più nella parte posteriore, in qualche modo non è più transaxle come prima, ma ha il motore direttamente collegato alla parte posteriore, al cambio e al differenziale posteriore, e soprattutto questa macchina è quattro ruote motrici, quattro ruote sterzanti, e questo fa un mare di differenza. La 63 Plus con 585 cavalli e questo autotelaio diventa incredibilmente piacevole da guidare in maniera sportiva su misti stretti. Non si sente, diciamo, il peso di questa automobile, che è una classe S, una macchina che ha delle caratteristiche tecniche di sicurezza, di tecnologia, che ne fanno la punta di diamante di Mercedes. Questa macchina è già disponibile nei concessionari ad un prezzo vicino ai 200.000 euro nella versione 63 Plus, quindi nella versione 8 cilindri, 4 litri di entrata, più potente in assoluto.